Sindaco Giovanni Di Pangrazio, la risiricandida sindaco della città di Avezzano, cos'altro manca per completare quello che è il suo programma di lunga gittata per la sua città? Ma abbiamo fatto molto, abbiamo fatto moltissimo, però ancora dobbiamo fare. Qualsiasi amministrazione ha una durata per completare le proprie azioni, i propri progetti, i propri programmi. Il medio tempo è 10 anni. E ecco perché noi abbiamo proposto e abbiamo pensato di ricandidarci, abbiamo messo in cantiere circa l'80%, 90% del programma di mandato. Abbiamo fatto anche altre cose non previste nel programma di mandato. È chiaro che altre cose bisogna completarle, bisogna completare tutto il lavoro che stiamo facendo sulle scuole per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Abbiamo quindi bisogno di un ulteriore paio d'anni, 2 anni e mezzo per tenere tutti gli edifici scolastici di Avezzano a norma, in piena sicurezza. Abbiamo poi impastato una rivisitazione e un restyling di tutta la città. Abbiamo fatto delle piazze nuove, abbiamo ristrutturato quelle vecchie, abbiamo rifatto diverse strade, il manto stradale, nonché abbiamo risistemato i marciapiedi, ma ancora chiaramente per completare questo restyling dobbiamo fare ancora e abbiamo bisogno di ulteriore tempo. Lei è un indipendente, comunque la sostengono delle forze politiche tradizionali, tra cui la più importante è il PD, e contro di lei, insomma, il Movimento 5 Stelle che si definisce contro i partiti tradizionali e tanti civici che di partiti non ne vogliono sentir parlare. Ecco, che idea si è fatto in particolare di questo civismo montante? Ma il civismo montante può essere giusto quando si pensa non a demolire i partiti devono essere ricostruiti, i partiti sono fonte di democrazia. Il mio gruppo, la mia candidatura è sostenuta dal Partito Democratico, dall'Unione di Centro, dall'UDC, da Cantiere Popolare, dal gruppo Abruzzo Civico. E poi una serie di liste civiche, ma liste civiche che hanno un unico obiettivo, quello chiaramente di lasciar governare indipendentemente la nostra città, di non avere pressioni in questo momento storico, ma di fare gli interessi forti della comunità, ma lavorare per riprendere e per ricostruire i partiti. Il qualunquismo, il populismo non premia, premia a breve durata. I signori che hai detto che parlano di civismo, che sono civici, eccetera, eccetera, questi sono tutti personaggi che derivano da partiti, che hanno frequentato i partiti e che in qualche modo oggi vogliono ridarsi una veste nuova e nella veste nuova vogliono essere civici. Io preferirei che dicessero: va bene oggi essere indipendenti, essere per la città, ma con l'impegno di ricostruire i partiti come fonte di democrazia delle nostre comunità e delle nostre nazioni, ma non solo, ma diciamo è ridare all'assetto politico internazionale uno equilibrio che oggi quell'equilibrio è saltato proprio a seguito di chi vuole a tutti i costi forzatamente fare il qualunquista. Temi importanti della campagna elettorale saranno sicuramente quelli dell'ospedale e anche del tribunale, due strutture fondamentali per la città che segnano anche la centralità di Avezzano nella regione. Ma sul Tribunale ci siamo battuti, siamo stati a Roma, abbiamo ottenuto questa proroga, è importante, già c'era il 2018, l'abbiamo spostata al 2020. Naturalmente io sono consapevole, sono fiducioso, ma sono certo che il Tribunale di Avezzano rimarrà aperto e rimarrà il Tribunale di Avezzano. Mi preoccupa qualche candidato che invece ha come alleati personaggi non di Avezzano, che ha alleato qualche personaggio anche di una città-territorio,
e che in qualche modo potrebbe essere in competizione per il tribunale con il comune di Avezzano, con la città di Avezzano. Questo mi preoccupa. Quando qualcuno mette il cappello a un candidato sindaco di Avezzano e questo qualcuno è di un'altra città, la cosa mi preoccupa. Per quanto riguarda la sanità, abbiamo ottenuto molto. Io penso che tutti i medici, tutti gli operatori sanitari mi apprezzano tutti i giorni per l'impegno che ho profuso nel campo proprio sanitario. Abbiamo ottenuto l'emergenza urgenza al massimo con la stroke, con l'emodinamica e oggi anche con la neurochirurgia H24, 820, con una reperibilità H24 e con la possibilità, che abbiamo già fatto la richiesta e il direttore generale l'ha inoltrata alla regione, di almeno due posti letto per neurochirurgia. Io penso che lavorare per la propria comunità bisogna essere indipendenti più che civici, bisogna sapere che le proprie decisioni si prendono con la città, si prendono con i propri alleati di Avezzano, avendo come obiettivo e come slogan nel proprio DNA, prima di tutto Avezzano. E prima di tutto Avezzano è fonte delle mie liste civiche, tant'è vero che le mie liste civiche, una si chiama Io sto con Avezzano, l'altra Avezzano al centro, l'altra per Avezzano e l'altra Avezzano Futura, quindi quattro liste che parlano di Avezzano e questo secondo me è quello che farà la differenza. Come giudica l'operato della Regione Abruzzo nei confronti di questo territorio in questo primo lasso, diciamo, del governo d'Alfonso? Ma la Regione Abruzzo con il master plan ha fatto molto, perché per quanto riguarda Avezzano noi abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 5 milioni per ristrutturare Piazza Torlonia, il Palazzo Torlonia e il Parco Torlonia. È un bel investimento, una bella cosa che sicuramente farà la differenza sulla città perché va a sistemare un pezzo della città abbandonato forse da 30-40 anni. Il tessuto economico del territorio avezzano esprime realtà imprenditoriali importanti, ha un PIL significativo, però si può fare di più. Si deve fare di più perché la crisi che ha attanagliato l'Italia dal 2009 in poi è stata una crisi veramente drammatica che ha creato tanta disoccupazione, poco lavoro e questo sarà uno degli impegni fondamentali per il prossimo quinquennio perché mi batterò su due argomenti fondamentali, la riduzione delle tasse, che già abbiamo iniziato con già 2 anni fa, l'anno scorso e quest'anno, ma l'anno prossimo continueremo per dare più respiro ai cittadini e più respiro agli imprenditori, alle attività produttive in genere. Dal punto di vista anche importante la rete irrigua, anche il sistema dei depuratori, che è stata una delle emergenze che lei ha dovuto affrontare come sindaco. Sì, beh, abbiamo costruito un nuovo depuratore, in più abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento di circa 1.800.000 euro che dovremmo destinare ad incrementare il nuovo depuratore che abbiamo sistemato per consentire un deflusso migliore delle acque, quindi per una depurazione migliore. Sull'ambiente abbiamo speso molto, abbiamo impedito la power crop che venisse costruita un'azienda che inquinava il nostro territorio, abbiamo chiuso la discarica di Santa Lucia, siamo e monitoriamo molto l'ambiente, abbiamo fatto un parco del Salviano eccezionale, pieno di verde, abbiamo una città giardino, quindi già su questo partiamo avvantaggiati, però chiaramente sui finanziamenti e sulla depurazione dobbiamo ancora chiaramente completare questo ciclo. Con questo inserimento di questi fondi allargheremo di più il depuratore costruito e inaugurato 2 anni fa per renderlo ancora più efficiente. Poi sull'irriguo abbiamo avuto un finanziamento di circa 50 milioni dalla Regione, sempre col master plan, che servirà proprio per dare una man forte ai contadini, agli agricoltori, per naturalmente irrigare i propri terreni. Un tema della campagna elettorale, anche qui Avezzano, è
quell'allarme sociale percepito almeno relativo alla criminalità che spesso e volentieri si lega a quello dell'immigrazione fuori controllo o comunque percepita come un pericolo, come un incremento dei fenomeni soprattutto di microcriminalità. Come siamo messi qui ad Avezzano? Ma non è sulla microcriminalità i reati sono in discesa, me lo confermava oggi il comandante dei Carabinieri. È chiaro che alcuni ad Avezzano, molto Avezzano e la Marsica, è diffusa lo spaccio della droga, ma questo ormai da diversi anni. Ci sono degli insediamenti e quindi si dedicano molto allo spaccio della droga. So che le forze di polizia stanno combattendo molto, ma su questo argomento, specialmente come città di Avezzano, per rendere controllata tutta la città, abbiamo fatto una riunione alla prefettura una mesata fa e abbiamo concordato di dividere la città in 4 quadranti, un quadrante sotto il controllo della Polizia di Stato, uno dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza, uno della Polizia Locale. Evitare sovrapposizioni e avere un controllo più forte, più sistematico, più capillare su queste, sul territorio, impedirà quella microcriminalità che chiaramente esiste in tutte le città. Noi l'avvertiamo, ma non è che l'avvertiamo con molto. C'è sicuramente il furto negli appartamenti, ci sono furti negli appartamenti, c'è questo tipo di microcriminalità, ma la vera microcriminalità esistente è lo spaccio, quello deve essere maggiormente impedito, ma quello già lo sanno e stanno lavorando molto bene sia la Guardia di Finanza, sia i Carabinieri e sia la Polizia di Stato. Sul controllo invece territoriale, come dicevo, è stato fatto questo accordo e adesso stanno lavorando i tecnici. Io penso che entro fine mese potremmo partire facendo proprio una riunione qui ad Avezzano con il prefetto dell'Aquila e con i responsabili delle forze di polizia per partire proprio sul controllo capillare della nostra città, dei cittadini. Facciamo un salto di qualche migliaia di chilometri, elezioni politiche in Francia sono state giustamente definite epocali sia per le sorti della sinistra, della destra e dell'Europa. Che idea si è fatta? Mi sono fatto l'idea che gli uomini ancora ragionano, mi pare che ha vinto Macron, non ha vinto la Le Pen, non è stato dato adito al populismo sfrenato, al qualunquismo e al razzismo, ma è stato dato ascolto a chi vuole essere anche fuori dai partiti, ed è giusto che sia in questo momento storico anche in Francia, ma abbia un'azione che è ponderata, un'azione mirata a condividere le cose, a riflettere, ad agire secondo il buon padre di famiglia, senza farsi prendere da azioni affrettate o azioni che in questo momento possono far piacere a qualche centinaio di persone, ma che chiaramente non salveranno i popoli, non salveranno le nazioni. La nazione, come le comunità, possono essere amministrate con molta competenza, molta concretezza e anche con poi la capacità di assumersi le responsabilità, di essere in linea con le normative, ma essere soprattutto ascoltare il popolo e ascoltare tutto il popolo. Domanda canonica per concludere, ecco, se lei sarà ancora una volta sindaco, cosa farà nei primi 100 giorni? Ma guarda, queste sono cose che non le voglio nemmeno programmare. Nei primi 100 giorni per me sono i successivi 100 giorni ai 5 anni, e farò quello che ho fatto in questi 5 anni, stare in mezzo alla gente, sentire un attimo quali sono le necessità dei cittadini, cercare un attimo di accontentarli come è possibile nelle loro richieste e andare avanti con la cultura e col sociale, perché anche la cultura abbiamo raggiunto dei livelli eccezionali e vogliamo naturalmente andare ancora più avanti e ci riusciremo sicuramente, perché abbiamo e lavoriamo sempre d'intesa
con i cittadini. Tant'è vero che nella cultura sentiamo le associazioni culturali, nel sociale sentiamo le associazioni assistenziali e sociali. Quando dobbiamo fare degli interventi, la prima cosa a cui ci rivolgiamo, e abbiamo costituito un gruppo di lavoro con gli imprenditori, con l'ANCE e con gli ordini professionali.